Ciao ragazzi, ecco a voi come promesso il terzo video tutorial per come utilizzare il caffè in cucina. Questa volta andremo a realizzare un dolce da mangiare al cucchiaio e lo realizzeremo utilizzando il caffè Natura Equa in cialde della torrefazione August con note sensoriali di caramelle, frutti rossi e amaretto. State a guardare. Gli ingredienti della ricetta sono 3 g di colla di pesce che andremo a sciogliere all'interno di 25 ml di espresso, dello zucchero di cocco integrale, amaretti, yogurt bianco intero, lamponi e un ciuffetto di menta. Per prima cosa andiamo a prendere la colla di pesce e con dell'acqua cerchiamo di ammorbidirla e lasceremo in immersione per circa 5 minuti. Ora che la nostra gelatina si è ammorbidita, la strizziamo ben bene, la inseriamo nel nostro vasettino che sarà il recipiente del dessert e a questo punto, venite, venite, andiamo a fare un espresso all'interno del nostro vasettino. Andremo a inserire all'interno una dose di un espresso, quindi circa 25 ml di prodotto. A questo punto, utilizzando un cucchiaino, in maniera energica andiamo a emulsionare il tutto affinché la gelatina si sciolga completamente. Terminato lo scioglimento della colla di pesce, portate a temperatura ambiente l'intruglio e successivamente mettete in frigorifero per circa un'ora. Una volta che il tempo è passato, l'obiettivo è ottenere questa gelatina alla base del nostro vasetto, che sarà il primo strato del nostro dessert. Andiamo a inserire all'interno del nostro vasetto dello yogurt bianco intero. Creiamo uno strato di zucchero di cocco integrale, nuovamente strato di yogurt bianco. Prendiamo degli amarettini, li sbricioliamo all'interno creando un ulteriore strato. Ultimiamo con nuovamente dello zucchero di cocco. A questo punto prendiamo un lampone fresco da adagiare al top con un ramettino di menta fresca. Ed infine ultimiamo il nostro dessert con un espresso ristretto in superficie. Ecco a voi un dessert goloso da gustare quando volete. Per qualsiasi cosa, come sempre, contattatemi in direct e aspetto un vostro riscontro. Grazie e buona degustazione a tutti. Ciao!